Allora, eccoci qua. Questa sera apriamo il giornale con il grande consulto che c'è stato sull'IMU tra governo e maggioranza. A quanto pare trovata la quadratura del cerchio, ma finché non vediamo il provvedimento firmato stiamo molto cauti, andiamo coi piedi di piombo. Certo, le uscite dalla riunione sono state contraddistinte da una serie di dichiarazioni che erano tutte positive, a cominciare da Brunetta, che in genere è quello appunto più esplosivo, più sulfureo a questo riguardo. C'è da pensare che effettivamente ci sia un accordo complessivo. Del resto, a limare ulteriormente l'intesa ci penserà quel famoso ritiro, mica tanto spirituale, nell'abbazia toscana, in cui si troveranno tutti i ministri con Letta tra domenica pomeriggio e lunedì. Ma a quel punto ci sarà già un nuovo interlocutore per il governo e la maggioranza, il nuovo segretario del Partito Democratico, perché domani si riunisce l'Assemblea Nazionale e oggi a metà del pomeriggio è arrivata quella che nei termini vaticani si chiamerebbe la fumata bianca sul nome di Guglielmo Epifani. Guglielmo Epifani è stato a lungo leader, segretario della CGIL, è stato il successore di Cofferati, sarà il quarto segretario del Partito Democratico dopo Veltroni, Franceschini e Bersani e sarà il primo a non venire né dal Partito Comunista né dalla Democrazia Cristiana, dai due filoni cattolico e post-comunista che sono i filoni principali del PD. Infatti Guglielmo Epifani è cresciuto nel Partito Socialista e nella componente socialista del sindacato della CGIL. Ma il ruolo di Epifani sarà quello di traghettare il partito fino al congresso di ottobre o si spingerà più in là? E questo non è dato saperlo. Intanto domani, se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, ci sarà la votazione da parte dell'Assemblea. Ma ci sarà spazio per due polemiche forti che riguardano e coinvolgono come protagonista Beppe Grillo. Una con Enrico Letta proprio, a colpi di accuse dure su quel che non ha fatto il governo e anche sul fatto di Letta di essere il nipote di Gianni Letta. E come sentiremo, Letta ha risposto per le rime dicendo: io sono nipote di mio zio da quando sono nato, ovviamente, ma io ho fatto in pochi giorni quello che Grillo non è riuscito a fare. Io ho tagliato tutti gli stipendi dei ministri. Lui è ancora lì alle prese con le diarie dei suoi parlamentari. Apriti cielo, la risposta degli eletti del Movimento 5 Stelle. Ma poi c'è l'altra polemica, perché sullo ius soli, sul fatto di andarci cauti, Beppe Grillo dice non si può decidere così con un tratto di penna che chi nasce in Italia è italiano. E sullo ius soli si prende una durissima rampogna da Vendola e da tutta la sinistra e l'apprezzamento di La Russa e di tutto il centrodestra. Poi ci sono tanti altri fatti, ma questa sera sapete che c'è? Stasera cominciamo prima, andiamo subito a vedere i titoli del nostro telegiornale. Riunione a Palazzo Chigi con la maggioranza per definire i tempi dell'attività di governo e soprattutto le patate bollenti. All'inizio della prossima settimana sarà varato il decreto con i provvedimenti su IMU e Cassa Integrazione. Dall'orizzonte sparisce la convenzione per le riforme. Ne parleranno comunque domenica e lunedì i ministri nel ritiro di Spinetta. Sarà Guglielmo Epifani il nuovo segretario del Partito Democratico dopo le dimissioni di Pierluigi Bersani. L'ex segretario della CGIL ha avuto su di sé un'ampia convergenza delle diverse componenti del partito. Domani l'elezione, salvo clamorosi colpi di scena, e poi traghetto fino al congresso di ottobre o più in là. Durissimo botta e risposta tra Letta e Grillo, dice il Premier: noi tagliamo gli stipendi ai ministri, lui nemmeno la diaria dei suoi. Il leader Movimento 5 Stelle replica: non accetto lezioni di moralità, Letta è un mantenuto della politica. Dal leader 5 Stelle polemica anche sulla riforma della cittadinanza che vorrebbe il ministro Chiang. Non sono per lo ius soli e si prende anche il bene di La Russa.
L'Istat certifica che l'inflazione negli ultimi 7 anni ha pesato molto di più sulle famiglie a basso reddito rispetto alle altre. Per loro il costo della vita è cresciuto in questo arco di tempo del 20%, mentre l'inflazione ha pesato per il 16% medio su chi può spendere di più. Ancora male intanto i dati sulla produzione industriale. A Pavia, in piazza contro le slot machine, nella città lombarda c'è una macchina mangiasoldi ogni 100 abitanti e sono quasi 3.000 gli euro pro capite spesi ogni anno. Dopo che molte famiglie hanno dilapidato i risparmi, il sindaco fa regolamenti comunali per limitare i videopoker e propone sgravi fiscali per chi rinuncia alle slot. Manifestazione, corteo col vescovo, ma insomma pochi commercianti seguono l'indicazione. Ha del miracoloso il salvataggio che è stato operato in Bangladesh. 17 giorni dopo il crollo dell'edificio di 9 piani che ha causato la morte di 1.000 persone, i soccorritori, rimuovendo le macerie, hanno salvato una giovane donna. Era in uno scantinato e sopravvissuta grazie all'acqua e ai biscotti che erano stati introdotti tra i detriti nei primi giorni.